la sfida tutta in salsa riminese tra Santernete e Verucchio. Siamo già collegati appunto con il campo sportivo di Santernete per narrare di un match particolarmente sentito, anche perché peggior inizio di campionato non ci poteva essere per i padroni di casa. La squadra di Pazzini aveva infilato un filotto di sole sconfitte, ben 4 consecutive, tanto da porre in discussione la posizione del tecnico, a cui però in settimana era stata confermata la fiducia. Un match che dunque i padroni di casa non potevano steccare, anche se a provarci per primo era il Verucchio. 13° minuto, conclusione out di Genghini. Spostiamoci di appena un giro di lancette, dalla parte opposta c'è Zavattini a cercare la battuta da posizione defilata, Maggioli a evitare la capitolazione. 18° minuto, colpo di testa di Genghini, pallone che termina sul fondo, ma andiamo al 31°, ancora il Verucchio con il cross tagliato e una conclusione che termina alta sulla traversa. 36°, altra punizione, in questo caso per il Santernete, Zavattini che non riesce assolutamente a calibrare bene la sua esecuzione. Si gioca praticamente da una parte all'altra del terreno di gioco, dalla parte opposta è il Verucchio sfortunato con Tellinai, conclusione respinta la sua. Con l'immagine adesso siamo nella ripresa, 9° minuto, Michilli non riesce a centrare la porta, poi 15°, altra possibilità per il Verucchio, Bruma che spara out. Un Verucchio che sembra aver preso in mano la partita, ma il Santernete quest'oggi più grintoso che mai, ha un'occasione solo potenziale con questo appoggio effettuato da Castiglioni, niente da fare per lui, ben più pericoloso Zavattini in uno contro uno col portiere, alla fine viene evitata la capitolazione per un Verucchio che saprà approfittarne nel migliore dei modi. Tentoni è lui a firmare il gol che alla fine deciderà il match, deciderà questo derby riminese, sotto misura, deviazione vincente. Dalla parte opposta il Santernete, battuta out, questa effettuata da parte di Mussoni. Ultima chance, siamo al 91°, il cross in area di rigore, c'è la possibilità sotto misura per Francesco Fini, riesce però a intercettare la palla Maggioli e così facendo non riesce a evitare e a sfatare la propria maledizione il Santernete, che cede al Verucchio sconfitto per 1-0.